Io mi ricordo che l'anno scorso, nella prima gara, hai fatto una stupenda gara fino a qualche giro prima della fine. Adesso si ricomincia con nuove macchine, nuovo format, gomme diverse, tutto diverso. Cosa ne pensi? Sì, che sarà sicuramente un anno speciale e speriamo di essere competitivi sempre, non solo alla prima. E niente. Tra le gomme, tra l'attack mode, tra il tempo di gara e tutto quello che è cambiato, cos'è quello che potrebbe essere più problematico da gestire? Sono tante cose. Sì, ci sono tante cose qui su questa pista. Direi in qualifica con il con l'incremento di potenza di 50 kW sarà sicuramente qualcosa di molto impegnativo. L'arrivare alla fine con l'energia? Scusami? Arrivare alla fine con l'energia? In qualifica, cioè avere quell'incremento di potenza di 50 kW, quindi passiamo da 200 kW a 250 kW ora quest'anno in qualifica, sicuramente sarà difficile. Poi in gara veramente, cioè, sì, c'è l'attack mode, ci sono un paio di cosette nuove, abbiamo una batteria nuova che ci permette di fare la gara intera con una macchina, però alla fine comunque rimane più o meno la stessa cosa. In qualifica comunque per me è cambiato un po' di più. Con la macchina nuova come ti sei trovato e cosa puoi dire riguardo alla differenza di guida rispetto alla vecchia macchina? Non è cambiato così tanto a livello di sensazione di guida, però devo dire che il team ha fatto veramente un ottimo lavoro questo durante il break, ha lavorato veramente tantissimo e niente, abbiamo fatto dei passi avanti da gigante. Se basterà per essere competitivo confronto agli altri, che comunque rimangono dei team più grossi del nostro, non lo so, ma comunque siamo abbastanza soddisfatti del punto di partenza. Avere un compagno di squadra come Felipe Massa è uno stimolo o è un mal di testa? No, è sicuramente uno stimolo, poi vado d'accordo con lui ed è sempre qualcosa di molto importante. Ci troviamo bene, già dai test. Andavamo d'accordo, quindi sono super contento. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, ciao. Ciao.